Senza la musica la vita sarebbe un errore. Lo scrive Friedrich Nietzsche nel Crepuscolo degli Idoli. La musica, dice Nietzsche, ci fa capire cosa sia un sistema e allo stesso tempo è l'esempio più perfetto di sistema, ossia di relazione tra le parti, che quando sono in armonia lavorano all'unisono, funzionano, cioè producono un'azione che nel caso della musica può essere addirittura perfetta. Ma la musica non è solo questo, è anche la più bella manifestazione del suono. O forse no, anzi, quelli della natura forse sono ancora più belli, ma comunque i suoni sono uno dei sapori della vita. Che cosa siano i suoni e di che cosa siano fatti, però, è una questione complessa. Per spiegarcelo ci vuole uno scienziato, come Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore del CNR. Suono e udito. Che differenza c'è tra suono e udito? Il suono possiamo dire che è lo stimolo che suscita la sensazione dell'udito all'interno del nostro orecchio. L'udito invece è quel meccanismo, è quel fenomeno complesso di conversione del suono, cioè dello stimolo esterno, in una percezione per noi interpretabile. E questa percezione è mediata dal cervello. Quindi cominciamo a vedere che cos'è il suono. Siamo immersi in un mondo di suoni e quindi è familiare per noi la comprensione e la percezione del suono, però non necessariamente sappiamo in che cosa consista un suono. La cosa più semplice per spiegare che cos'è un suono è evocare l'immagine delle onde del mare. Immaginiamo di avere un grande mare, che ci sia un vento forte, impetuoso, che percuota la superficie dell'acqua. E a quel punto l'acqua stessa inizia ad oscillare e si sollevano le onde, onde che viaggiano lungo il mare per arrivare fino alla costa, alla battigia. Allora, qual è l'analogia tra l'onda del mare e il suono? È questa, che anche il suono è un'onda. Il suono è un'onda molto particolare che non viaggia in acqua o non necessariamente viaggia in acqua, almeno i suoni che noi sentiamo viaggiano in aria, ma ha molte analogie proprio con le onde del mare. E adesso lo possiamo vedere. Lo vediamo con un semplice esperimento, con una corda che sia fissata ad uno degli estremi, che può essere sollecitata. Prendo questa corda e immaginiamo di dare una piccola scossa, come se arrivasse una ventata in alto mare. Ecco, vediamo che c'è un'onda, una singola onda, che parte dal mio braccio e arriva fino all'altra estremità della corda. Questa onda isolata è analoga ad un suono secco. Ha! Ha! Mentre invece l'altra possibilità è che il suono continui ad essere prodotto dalla sorgente, in questo caso sotto metafora dalla mia mano, e quindi la corda vibri con continuità, senza mai fermarsi. Questo è l'analogo di un suono prodotto ad esempio dalla voce. Ah! Qual è la differenza sostanziale tra le onde del mare e le onde sonore che si propagano attraverso l'aria? La possiamo vedere in pratica qui. L'aria sappiamo che è costituita da due gas, l'azoto e l'ossigeno. Sono due gas formati da piccole entità, da piccole particelle che chiamiamo molecole. Ecco, se guardiamo in questo piatto, quello che viene rappresentato è esattamente l'insieme delle molecole di azoto, queste verdi, e di ossigeno, queste gialle. L'azoto è molto più abbondante, i tre quarti dell'aria sono costituite da azoto e il resto invece delle palline gialle sono le molecole di ossigeno. Allora, nel momento in cui noi percuotiamo l'aria, e questo lo posso far vedere prendendo un oggetto come questo e muovendolo in questa direzione, io sto percuotendo l'aria in un senso e poi nell'altro. Nel momento in cui percuoto l'aria, posso far vedere che cosa succede. Le palline, cioè le molecole che prima sono tutte quante disperse, tendono a riunirsi.
ma nel momento in cui cessa la percussione, ecco, le molecole, cioè le palline, si spandono nuovamente. Lo faccio ancora una volta. La percussione corrisponde ad una compressione delle molecole, cioè a un addensamento delle palline, nel momento in cui lo lascio si sparpagliano nuovamente. E allora questo processo lo possiamo far vedere nella realtà attraverso una semplice siringa. Immaginiamo di avere dell'aria all'interno della camera della siringa. Comprimo l'aria attraverso lo stantuffo, quando lascio, esattamente come prima, le molecole si spandono nuovamente e quindi lo stantuffo ritorna nella posizione originaria. Ma possiamo far vedere in questo modello anche il contrario, che se tento di espandere l'aria all'interno della camera, lo stantuffo un'altra volta ritorna nella posizione iniziale. Quindi è questo il segreto del suono, una compressione ed una rarefazione dell'aria. Ecco, compressione, rarefazione, compressione, rarefazione, compressione e rarefazione, che vengono dette onde di pressione, che si propagano nell'aria esattamente come le onde si propagavano lungo la corda. Quindi questo è il segreto del suono. Il suono è un addensamento delle molecole ed un rilascio di questo addensamento che rappresenta la rarefazione. E allora, in che cosa consiste il meccanismo dell'udito? Semplicemente nel fatto che quando il nostro orecchio viene percosso da queste onde di compressione, di rarefazione, da queste onde di pressione, il timpano, cioè la parte immediatamente adiacente alla colonna d'aria che entra nell'orecchio, si mette in vibrazione e il suono viene trasdotto, si dice in gergo, cioè viene trasmutato, viene trasformato dai nervi che sono all'interno dell'orecchio e viene decifrato a quel punto dal cervello. Quindi queste sono le caratteristiche del suono in generale. Poi vedremo più particolareggiatamente quali sono i caratteri distintivi di ogni suono. Ma adesso facciamo la conoscenza con uno scienziato che probabilmente tra i primi studiò in maniera scientifica il suono. Marin Mersenne. Benedicam Dominum, benedirò il Signore. 7 sillabe, Benedicam Dominum, da pronunciare in un secondo. E così Marin Mersenne, teologo, superiore dell'ordine dei minimi, ma anche scienziato, teorico della musica e matematico, benedicendo il Signore a gran velocità, riuscì a calcolare per primo la velocità del suono. Si era messo in piedi a 485 piedi reali, quasi 160 metri, da una superficie riflettente, una superficie che dà l'eco, insomma. E dopo aver pronunciato lui la frase, l'eco gliela restituì subito. La sua voce aveva fatto quasi 160x2, cioè 319 metri, in un secondo, ed ecco la sua velocità. Mersenne era nato l'8 settembre del 1588 in una modesta casa di Oisé, nella regione dei Paesi della Loira, in Francia. È un ragazzino intelligente e curioso, così viene mandato a studiare dai gesuiti. Nel 1609 si iscrive alla Sorbona, dove studia, con risultati eccellenti, filosofia. Ma è molto religioso Marin Mersenne, per cui dopo la laurea prende i voti e viene assunto come professore di teologia e filosofia al convento dell'Annunziata a Parigi, andando ad abitare nel convento dei Minimi, un ordine che vive in povertà. Ma intanto fa esperimenti, è un pitagorico vero e segue le orme di Pitagora nello studio dei suoni. Studia le relazioni quantitative fra lunghezza e frequenza di vibrazione delle corde e tra tensione e peso della corda e frequenza. Studi che lui stesso sostiene essere nati nella scuola di Pitagora nel VI secolo a.C. Mersenne crede, come Pitagora appunto, all'armonia universale. Crede però anche in Dio e cerca di conciliare la sua visione della fede con la sua visione della scienza, con risultati particolari. Per esempio nel 1635 fonda l'Accademia Parisiensis, un cenacolo di eruditi e scienziati che poi si scrivono, cominciano a scambiarsi risultati, idee. Mersenne stesso si fa portatore di questa comunicazione tra scienziati. Traduce le opere di Galileo in francese, per dire. Raccoglie le corrispondenze con Cartesio, Hobbes, Torricelli e così via. E crea, dalla sua celletta di Monaco, un embrione di un'Accademia delle Scienze. Mersenne è uno sperimentale. Si occupa di suono, come abbiamo visto, ma anche di idraulica, di fisica in generale. Disegna lo schizzo di un primo sottomarino, che non verrà mai realizzato.
e studia la matematica. Sono suoi ovviamente i numeri di Mersenne, una congettura aritmetica sui numeri primi che 2 secoli e mezzo dopo, ebbene sì, si rivelò sbagliata. Mersenne muore nel 1648. C'è chi dice che si fosse beccato una polmonite d'estate per aver bevuto acqua troppo fredda. Fedele fino in fondo all'idea della ricerca, volle donare il suo corpo alla scienza, perché lo studio della natura andasse avanti dopo di lui. Abbiamo fatto la conoscenza col suono, ma il suono è caratterizzato da alcune proprietà. Ci sono dei caratteri distintivi del suono. Il suono in musica è rappresentato utilizzando un pentagramma, emettendo dei segni in corrispondenza delle varie righe. Ma per capire quale sia il senso del pentagramma e della scrittura musicale, possiamo fare uso di un semplice oggetto oscillante. Ecco qua, immaginate che sia una specie di ventaglio. Cosa succede? Che questo ventaglio, questo oggetto oscillante, è in grado di produrre la compressione e la rarefazione dell'aria come stavo spiegando prima. Nel momento in cui, ad esempio, consideriamo questa direzione, quando si abbassa il ventaglio sta comprimendo l'aria, quando invece si ribalta nella direzione opposta la sta rarefacendo, sta risucchiando l'aria e quindi si produce un'onda di compressione e di rarefazione che viaggia in quella direzione. Con questo sistema possiamo facilmente esemplificare i caratteri distintivi del suono. Abbiamo detto che è un'oscillazione, ma l'oscillazione può essere più lenta o può essere più frequente, più rapida. Ecco, la differenza tra un suono prodotto da una sorgente che oscilli lentamente ed una che oscilli rapidamente è proprio nell'altezza del suono. Il suono grave, mi, è associato ad un'oscillazione lenta. Un suono più acuto, la, invece ad un'oscillazione più frequente. Ecco, questo è il primo carattere del suono. Se prendiamo ad esempio il diapason con cui si accordano gli strumenti, quella specie di forchetta, quella specie di U che ha come caratteristica di avere una nota distintiva, sappiamo che corrisponde a 440 oscillazioni al secondo. E se lo traduciamo in termini musicali, diremo che corrisponde alla centrale della tastiera del pianoforte, cioè 440 oscillazioni al secondo. Un'oscillazione al secondo viene detta in gergo hertz, cioè il diapason, il la, che serve per l'accordatura degli strumenti, oscilla a 440 hertz. Vediamo l'altro carattere distintivo del suono. I suoni si distinguono per suoni più acuti e suoni più gravi, ma anche per il loro volume, per dei suoni più intensi e dei suoni più flebili. Nel modello dell'oscillatore, che differenza c'è? Un oscillatore, avendo la stessa frequenza di oscillazione, cioè sventolando, ad esempio, 10 volte al secondo, può avere uno sventolio meno o più ampio. Ecco, l'ampiezza dello sventolio, l'ampiezza dell'oscillazione, ci dice dell'intensità sonora. Questo è il motivo per cui una nota cantata o suonata può essere eseguita o piano o forte, essendo però sempre comunque la medesima nota. E questo era il secondo carattere distintivo del suono. Poi ce n'è un terzo, che è più complicato, perché in realtà il diapason, oppure se vogliamo prendere come riferimento una bottiglia in cui possiamo soffiare, ebbene il diapason e la bottiglia hanno dei suoni molto poveri, molto secchi. Perché? Perché quando consideriamo l'oscillazione di un oggetto, in realtà, oltre quell'oggetto ad oscillare come vi ho fatto vedere, può oscillare simultaneamente al doppio o al triplo della frequenza. Quindi, in teoria, il diapason che fa 440 oscillazioni al secondo ne potrebbe fare anche simultaneamente 880, 1320 e così via, cioè 2 volte, 3 volte e così via la frequenza fondamentale. Ebbene, il timbro, cioè la caratteristica distintiva del suono, il motivo per cui una stessa nota eseguita, ad esempio da un oboe o da un pianoforte, riusciamo a distinguerla, è per questo motivo. Perché c'è una ricetta per costituire i suoni. Ci sono degli ingredienti e gli ingredienti sono quanto mettiamo della prima oscillazione, che chiameremo fondamentale, quanto mettiamo della seconda oscillazione, cioè frequenza doppia di quella fondamentale, della terza e così via. I vari strumenti
che emettono la stessa nota hanno la stessa frequenza fondamentale, il La sarà La per il diapason, per il pianoforte, per il violino e così via. Ma mentre il diapason ha soltanto l'oscillazione a 440 Hz, il pianoforte, il violino e gli altri strumenti hanno oscillazioni con frequenza doppia, tripla e così via. A seconda di quanto mettiamo all'interno, di quanto ingrediente della seconda, della terza, della quarta oscillazione inseriamo nel suono, il suono avrà la sua voce, il suo timbro caratteristico. Uno degli strumenti probabilmente più complessi per quanto riguarda la vibrazione, la voce che emette, è il violino. Il violino, a differenza di tanti altri strumenti più semplici, ha una complessità nella meccanica di produzione del suono che lo rende unico e inimitabile. Il Museo del Violino è una delle realizzazioni delle quali l'Italia può andare orgogliosa sul piano nazionale, ma direi addirittura mondiale, sia per le caratteristiche che sono state impresse in questo museo e sia anche per il numero di visitatori, che è qualcosa di unico nel panorama della musealità italiana, 70.000 visitatori circa in un anno. Questa è una zona particolare del museo, siamo usciti dalla zona dell'esposizione e siamo entrati nel covo dei briganti. Qui siamo in due università che ci ritrovano a collaborare insieme, il Politecnico di Milano e l'Università di Pavia. Questo in particolare è il laboratorio di acustica musicale e nelle altre stanze di fianco c'è il laboratorio Giovanni Arvedi di indagini non invasive sui materiali. Parliamo di acustica, parliamo di proprietà vibratoria, parliamo di timbro, ci occupiamo di geometria, ci occupiamo delle forme, dall'altra parte ci occupiamo dell'elaborazione di segnali e poi ci occupiamo di machine intelligence, un termine inglese che sta a indicare la capacità di insegnare a una macchina a dare dei giudizi o diciamo soggettivi e di quantificarli in modo oggettivo. Si parte dall'aspetto vibratorio. Questo violino ha le sue proprietà vibratorie, ci sono delle parti che oscillano e oscillano in maniera molto complessa. Per poter studiare come vibrano queste parti viene anzitutto ricavato un modello tridimensionale dello strumento stesso. Adesso Francesco farà una scansione con questa lama laser della superficie e mentre fa questa scansione c'è una mini videocamera all'interno di alta precisione calibrata che consentirà di ottenere qui sulla destra la superficie della tavola armonica ricostruita. Quel modello acquisito da Francesco, che si può vedere qui davanti a noi, viene poi utilizzato per fare una simulazione. E attraverso un'elaborazione simulativa è possibile poi ottenere, predire quelli che saranno i modi di vibrare dello strumento alle varie frequenze. Naturalmente questi modi di vibrare vanno poi validati, bisogna fare delle misure per confortare la validità di queste predizioni. Per fare queste misure viene preso o il fondo o la tavola armonica dello strumento, si posiziona in modo tale che i supporti non influenzino la misura stessa, viene prodotta un'eccitazione, quindi una vibrazione attraverso un minuscolo martelletto del peso di circa un grammo che è strumentato, e cioè che è in grado di dire qual è la forza esercitata istante per istante. Questi che vedete qui a destra invece sono degli accelerometri, sostanzialmente sono dei microfoni a contatto che captano la risposta vibratoria della tavola stessa una volta eccitato. In alternativa all'utilizzo di questi accelerometri è anche possibile utilizzare quello che si chiama il laser Doppler, quindi ci sono delle tecniche che consentono di misurare, di fare lo stesso tipo di misura in maniera completamente non invasiva, senza cioè toccare lo strumento stesso.
Questo tipo di misura viene fatta un certo numero di volte e quando vengono elaborate insieme tutte queste misure e accorpate in un'unica immagine, quello che si ottiene è una collezione di visualizzazioni dei modi di vibrare della tavola alle varie frequenze. Qui siamo nella stanza semianecoica all'interno del Museo del Violino, che è una delle zone dove facciamo le misure e le sperimentazioni acustiche. In questo particolare angolo della stanza facciamo un'acquisizione, quella che noi chiamiamo plena acustica, cioè olografica, della radianza acustica dello strumento, cioè di come lo strumento distribuisce la propria energia nello spazio, e quindi da questo tipo di misura siamo in grado di prevedere come lo strumento interagirà con lo spazio circostante. Questo viene fatto usando queste due camere plena acustiche, le chiamiamo così, sono delle l'equivalente di una videocamera, ma nel settore acustico, che però cattura l'intera olografia acustica nello spazio, quindi il campo nella sua interezza. Ce ne sono due, perché con due camere plena acustiche noi facciamo anche un po' di stereometria, quindi siamo in grado di dire dove sta il violino ad ogni istante. In questa parte della stanza siamo circondati, una sorta di sfera di casse acustiche che lavorano tutte insieme per ricostruire intorno alla mia testa, in questa particolare zona del sweet spot, per ricostruire l'esatto campo acustico che si avrebbe se fossimo presenti nella scena di ripresa. Adesso chiederò a Massimiliano di far partire una registrazione di un quartetto di Weber e mi godrò un attimino lo spettacolo come se fossi lì. Quante volte ci è capitato di sentire la nostra stessa voce registrata? Avete fatto caso? Quanto è differente rispetto alla voce che noi ascoltiamo quando parliamo? A che cosa è dovuta questa differenza? La differenza è simile, può essere equiparata alla funzione che rivestono le casse armoniche o le intelaiature degli strumenti sulle frequenze prodotte dall'elemento vibrante all'interno dello strumento. Ragioniamo un attimo. Quando noi parliamo, le nostre corde vocali producono delle vibrazioni della colonna d'aria che sta all'interno della nostra cavità orale, della nostra bocca e dei risuonatori caratteristici del viso, le ossa dello scheletro, del cranio e le ossa della struttura nasale. Ebbene, tutte quante queste vibrazioni viaggiano all'esterno e gli altri le possono percepire. Ma noi stessi non percepiamo soltanto le vibrazioni che noi emettiamo, perché se proviamo a fare questo esperimento, ci tappiamo le orecchie e continuiamo a parlare, sentiremo distintamente ancora la nostra voce, mentre non sentiremo più i rumori circostanti. Questa è la dimostrazione molto semplice che la nostra voce non viaggia soltanto all'esterno della nostra scatola cranica per poi rientrare nelle orecchie, ma viaggia anche all'interno della scatola cranica stessa, cioè mette in vibrazione gli elementi attivi all'interno dell'orecchio sia esternamente che internamente. Ebbene, la scatola cranica, le ossa del cranio e tutte quante le mucose e i tessuti molli che sono all'interno della nostra bocca modificano il suono, lo modificano esattamente come è modificato dalla cassa armonica o dalla struttura di uno strumento. Ecco perché non sentiamo la nostra voce come realmente è, perché è filtrata dalla nostra testa, è filtrata dal nostro apparato di fonazione. E questo è il primo motivo. C'è un secondo motivo, un po' più sottile, che è che quando noi parliamo ed emettiamo i suoni complessi, compositi, con il loro timbro, le note più acute tendono a viaggiare in linea retta e allontanarsi da noi. Le note più gravi, invece, tendono a diffondersi nello spazio circostante e a rientrare all'interno delle nostre orecchie. Quindi significa che quando sentiamo la nostra voce, sentiamo soprattutto i toni gravi, i toni profondi, e non i toni acuti che ci sfuggono perché non ritornano più nelle nostre orecchie. Quando invece
un'altra persona ascolta la nostra voce essendo di fronte a noi, o noi stessi sentiamo la nostra voce registrata, abbiamo tutte quante le componenti, tutti gli ingredienti, tutto, come si dice in gergo, lo spettro sonoro. Ed ecco che la nostra voce ci risulta molto diversa da come non la sentiamo solitamente. Questo è il grande matematico e fisico Pitagora, uno dei padri della scienza moderna. Oggi conosciamo il suono in tutte quante le sue caratteristiche, siamo in grado di manipolarlo, di adattarlo alle nostre esigenze e ai nostri gusti. Ma il primo che intraprese uno studio scientifico del suono, a cui attribuiva anche un significato mistico, soprannaturale e liturgico, fu proprio il grande matematico Pitagora. Se nominassi Pitagora, molti di voi con la mente andrebbero al suo famoso teorema di matematica che lega i due catetti all'ipotenusa. Ma Pitagora non fu soltanto matematico, fu anche filosofo e scienziato. In questo laboratorio oggi siamo interessati al suo lato di scienziato sperimentale, lo scienziato che costruisce strumenti per indagare la natura, e in particolare la natura del suono, per legarla alla matematica. Ecco che lo strumento che Pitagora costruì, appunto in epoca antica, si chiama oggi monocordo di Pitagora e serve a mettere in relazione la matematica e la musica. Ma vediamo come funziona. Il monocordo di Pitagora è molto semplice da costruire, basta dello spago e dei chiodi. È uno strumento molto semplice, ma ci permette di fare delle analisi abbastanza raffinate, soprattutto se corredate con un personal computer e un software che mi permette di fare un'analisi spettrale. Ma proviamo a fare l'esperimento che fece Pitagora. La prima cosa che faccio è faccio vibrare la corda lunga, nella sua intera lunghezza. Ecco qua, ascoltiamo. Se guardate, sul monitor appare una sola frequenza fondamentale. Guardate. Pitagora cosa faceva poi? Accorciava la corda in questo modo e provava a far vibrare. Già all'orecchio sentirete che varia la frequenza. Anche al computer vedete che la frequenza dominante è cambiata. Quello di cui si accorse Pitagora è che vi era una relazione tra la lunghezza della corda e la frequenza emessa. Per capire meglio come funzionava il monocordo di Pitagora andiamo alla lavagna. Eccolo qua, il monocordo di Pitagora. Si tratta di una corda vibrante, questa, che tutte le volte che viene pizzicata si mette ad oscillare, in particolare in quella che viene chiamata armonica principale, questa. Cioè, ovvero vi è una sorta di spanciamento della corda, in questo modo. Questa oscillazione genera un suono di una frequenza che dipende, F, dalla velocità dell'onda e è inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda, che è ricavabile dalla lunghezza stessa della corda. Cosa succede? Che tutte le volte che andiamo a dimezzare la corda, cioè andiamo a dimezzare L, andiamo a dimezzare anche lambda e quindi ad aumentare la frequenza, che era quello che sentivamo con l'orecchio e vedevamo nell'analisi spettrale. Quindi quando questo da L diventa L mezzi, naturalmente F diventa V fratto L mezzi. Quindi la frequenza, essendo al denominatore, aumenta e così via via, se diventasse L quarti, la frequenza aumenterebbe di 4 volte. Ecco come si possono ottenere le note di frequenza diversa. Cambiando la posizione del dito sulla corda, io genero frequenze diverse. Questo è quello che facciamo ancora oggi con la chitarra. Ora anche i musicisti lo sanno, mentre suonano i loro strumenti, se devono ringraziare qualcuno, uno scienziato, quello scienziato è Pitagora. Fino qui abbiamo parlato quindi del suono, ma il suono è soltanto il primo elemento. L'altro elemento necessario è la possibilità di utilizzare il suono come stimolo e convertirlo in un segnale per noi decifrabile. Ebbene, può essere rappresentato il nostro udito e l'interazione tra il suono e l'orecchio, che è il meccanismo dell'udito, attraverso questo altoparlante, questa cassa, perché gli altoparlanti, le casse di uno stereo, sono in grado di produrre tutti quanti i suoni che il nostro orecchio poi potrà udire.